Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo nuovissimo episodio della serie Made in Italy. Oggi siamo qui nel 18° episodio ed andremo a falciare. Oggi dovrebbe essere domenica, da quel che. O sabato domenica, non so ancora. Allora, andiamo a falciare. Allora, la falciatrice è la solita, la BCS. Se avete qualche consiglio, se avete il nome di un'altra falciatrice italiana, tipo BCS. O d'altro, non saprei che falciatrici ci possano essere. Che cavolo sto facendo? Gli ho messo l'autotractor, ok, ecco perché si era impallato. Volevo soltanto togliere gli altri, invece l'ho acceso. Vabbè, comunque oggi andremo a falciare. Falceremo insieme i campi più piccoli, mentre quelli più grandi li falcerò per conto mio. Altrimenti gli metto l'autotractor, sono sincero. Perché con questa qui sì, si fa veramente molta fatica. Allora, il nostro campo è questo qua. Oh, cavoli! Sì, vabbè. All'inizio ci speravo che andasse avanti lo stesso, invece no. Questo campo qui, che quel che vi ho fatto vedere la scorsa volta è nostro. Non tirarmelo dentro, no. Ok, dobbiamo fare. Noi faremo il 27 e il 20. Il 28, esatto. Allora, vediamo un po', ci mettiamo qua. Dispieghiamo il tutto. Comunque è fatta molto bene come falciatrice questa BCS. Mi è piaciuta molto, eh. Abbassiamo e accendiamola. Ok. Così che quest'oggi, sapete una cosa? Noi falciamo e voltiamo il fi. E falciamo questi due campi e poi li spandiamo su, spendiamo subito il fieno, mentre gli altri due li farò per conto mio. Così che, ah, qui c'era un'entrata. Così che prossima volta possiamo fare insieme gli altri, cioè possiamo ranghinare, magari ranghinatura all'inizio quest'oggi. Comunque prossima volta possiamo già ranghinare, se caso ranghiniamo, però iniziamo già con l'imballatura dei campi. E lì dopo inizieremo a comprarci finalmente la Gallignani, che un po' di voi la stanno attendendo già da un po'. Direi che su questa serie qua ci basta e avanza quella lì di imballatrice, perché poi è una delle migliori, diciamo, se non la migliore. Fatta da zero mi pare che è l'unica, eh. Non so, non vorrei dire cavolate, però mi sa tanto di sì. Ok, riprendiamo. Ora cambiamo senso. Quello lì era soltanto per fare il perimetro del campo. Ok, alziamola. Se non vi ricordate, la scorsa volta avevamo già falciato con questo macchinario. Macchinario, una falciatrice. Però abbiamo falciato i. Con il Fiat Lotte 50. Sì, comunque non mi sembrava il caso di collegarla ad esempio al Lamborghini Nitro, bensì un trattorino così che ha un po' meno cavalli. Questo qui dovrebbe averne 80 o nemmeno. Adesso non ricordo. Vabbè, c'ho il joystick, usiamo quello. Allora. Tra l'altro questi giorni qua, adesso dipende che giorno è, se oggi è domenica oppure lunedì, perché non so ancora come organizzarmi con la programmazione. Qui ho preso, ah, l'ho lasciato indietro, fatemi tornare indietro, lo so che non è il massimo, vabbè, faccio anche andare indietro. Comunque, devo ancora vedere, perché ho già preparato il video di sabato, che avete visto sabato, mentre per domenica devo ancora organizzarmi. Se non riesco a registrare nulla di farming, può darsi che vediate questo episodio. Anche se è un po' un controsenso farveli vedere un episodio della stessa serie 2 giorni di seguito. Lo so anch'io che è un po' un controsenso. Allora, adesso vediamo se riesco ad andare senza più fermarmi, dato che ho fatto almeno 2 giri del campo. Proviamo a dargli un occhio. Comunque sì, è molto bello. Cioè, questo
questa serie è molto bello fare qualsiasi lavorazione, a parte la trebbiatura con quella trebbia che abbiamo, perché veramente impiega troppo tempo. Sapete, scorsa volta non so se... Magari ve l'ho fatto scorsa volta il sondaggio. Anzi, ve lo farò questa volta. Oppure no? Vabbè, se non è stato questa volta, oppure la... Io faccio come se dovessi farlo questa volta. Ci sarà un sondaggio riguardante se comprarmi la Laverda M400, che sarebbe quella di Gia. Lo sto falciando, sì. Dato che tiene di più e è molto più comoda. Però dopo continueremo soltanto con quella. Soltanto una questione. Vabbè, magari vi metterò la trebbia, l'autolivellante, quella che abbiamo ora, anche per non stare lì a mettere sì e no, perché non mi piace fare i sondaggi. Vi piace la serie? Sì, no, così. Volevo scrivere qualche altra opzione, perché sì e no, vabbè, proprio domanda secca. Anche se sì, mettere il nome della trebbia sarebbe una domanda secca. Volete questa trebbia o quell'altra? Va bene. Comunque non dilunghiamoci troppo in questi discorsi. Mi sa tanto che ci metterò un bel po' a falciare. E lo immaginavo, eh. Allora, qui tanto io mi faccio questo pezzettino qua che ho lasciato indietro. Ok, li ho falciato. E riprendiamo. Un piccolo difettuccio, però penso che sia dalla falciatrice che qua i ganci per la falciatrice sono troppo stretti. Penso che sia appunto un problema della falciatrice, perché non penso che il trattore era giusto come scala. Poi già bisognerebbe regolarli, è un po' un casino, perché qua sul farming non è come una realtà che puoi regolare la distanza. Ultimo pezzettino e poi ecco, dopo come diciamo che come cavoli si chiama, cos'è il, ecco, spandifieno e volta, no, il voltafieno e il ranghinatore, ho scelto due mezzi da lacun, più o meno il voltafieno mi pare che un 6 metri, eh. Mentre il ranghinatore l'avevamo già visto sulla serie alpina, utilizzerò quello. Oggi non so se riusciremo a vederli, magari la falciatura di quest'altro campo la farò per conto mio, il campo 28, è quello che avevamo, in cui avevamo tagliato tutte le piante. Che è qua alla nostra sinistra. L'entrata è qui. Qui sarà un po' un casino a fare le balle di fieno, perché rischiamo un sacco. Ci potrebbero entrare nel fiumiciatto. Penso sia un fiume. Sì, dovrebbe essere un fiume. O un laghetto, vabbè. Speriamo che non cadino là dentro. E più che altro speriamo di fare tanto, tanto fieno. In teoria il primo taglio è quello dove la resa è maggiore. Sapete una cosa? A sto punto io direi di andare avanti per conto mio e poi magari fare... Cioè faccio un taglio, vado avanti per conto mio e poi dopo ci troviamo per la voltatura del fieno, perché... No, vabbè, vediamo se si riprende, facciamo un paio di giri qua prima. Poi vediamo. Qui come vedete c'è la zona serra. La zona serre, e penso che sia il punto anche per comprare gli alberelli. Adesso non ho visto nessuna presentazione di questa mappa, quindi non saprei dirvi. Però dovrebbe essere una cosa del genere. Ah, già dopo dovrò fare anche gli altri due campi. Lì sarà un bel lavoretto. Penso che starò in questo salvataggio per un bel po' di orette. Perché come potete vedere i campi 25 e il 9. Il 9 l'avevo già fatto, però il 25, cavoli, è bello grande. La scorsa volta abbiamo fatto soltanto il 9, mi pare. Sì, soltanto il 9. Eh sì, lì ce ne vuole di lavoretto, lavoretti da fare.
Devo ancora pensare cosa vi avrò portato domani, perché devo ancora registrarmi il video. Se sarà uscito sabato un video. Cioè, se sarà uscito domenica un video, volevo dire, scusate. Perché altrimenti non so proprio, eh. Boh, bisognerà vedere un po' cosa riesco a fare, perché veramente sta diventando veramente molto complicato come cosa riuscire a portare avanti così. Anche soltanto due serie veramente fatte bene ci vuole molto impegno. Ve lo dico perché sinceramente di idee ne ho, però non riesco ad applicarle. Veramente voglio fare troppe cose che poi alla fine non riesco a fare. Vabbè, comunque fa nulla. Prima o poi arriveranno queste idee. Questo periodo volevo quasi portare soltanto un video al giorno di farming, però ho detto no, vabbè, le altre serie devo portarvele per forza, perché c'è gente che le segue soltanto. Adesso tra l'altro stiamo facendo una cavolata, perché non bisognerebbe stare sull'erba che dopo si va a falciare, bensì si passa sull'erba già falciata. Quindi adesso invertiamo la rotta, alziamo, anche se non cambia moltissimo, frena, frena, perfetto. Comunque ringrazio ancora Green Arrow per questa edit che mi ha lasciato utilizzare nella serie. Ah, tra l'altro, fatemi un attimo vedere, devo salutare un paio di persone, forse due o tre. Allora. Ah, comunque, no, vabbè, l'ho già detto la scorsa volta, devo salutare Teogero05. Ah, poi mi avete detto quanto pesa la mappa, sui 150 mega circa, a dir tanto, forse 136. Poi, altri che c'era? Alessandro, fermiamoci. Alessandro Ambrosi. E poi mi pare ancora un'altra persona per finire. Devo salutare. No, aspettate, c'è ancora. Ok, Simone Dubini. Ecco, vi saluto tutti quanti. E vi ringrazio anche sia quelli che non me l'hanno scritto, non vogliono essere salutati, sia quelli che vogliono essere salutati. Vi ringrazio tutti quanti per il sostegno che mi date veramente in ogni video. Perché voi non credete, cioè anch'io inizialmente quando seguivo qualche youtuber non credevo in quello che dicevano, però veramente ora che lo provo sulla pelle, cioè sulla mia pelle, sì, veramente hanno proprio ragione. Laggiù come vedete c'è la Easton, perché ecco, mi sto portando avanti la trebbiatura dei campi, come vedete la trinciatura dei campi di mais, perché se vi ricordate li avevamo già trinciati insieme, soltanto che c'è stato il piccolo problema, cioè non è un problema, sì, è stato anche un piccolo problema riguardante all'aggiornamento della mappa, e quindi abbiamo perso tutto il salvataggio. Quindi ho dovuto creare un nuovo salvataggio, ho messo i soldi, le colture che avevo già nei silos e i mezzi mi sono ricomprati da capo. E nulla. Se vi ricordate, appunto, questa qui era la zona in cui venivamo a far legna, e praticamente volevo fare una specie di campo. Black Sheep mi ha superato nel tempo, e prima che io lo facessi, prima del disboscamento, anche se avevo quasi disboscata, mi mancavano 5-6 piante qua dove sono ora, perché voi avete visto una parte del disboscamento, però sono andato avanti un bel po' per conto mio ancora. E volevo iniziare ad ararlo, però mi ha preceduto sul tempo. E nulla. Allora adesso direi di fare un breve taglio, perché sennò vi annoiate, lo so già. E ci vediamo dopo, quando ho finito di falciare questo campo. Gli altri li farò io dopo finito il video. Ok, allora, ho finito di falciare, ora sto tornando a casa. Nostra casetta. Sì, questo qua potevo in teoria lasciarlo nell'altro campo, eh. E vabbè, dai, lo portiamo nel campo qua vicino a casa. Tanto noi, come al solito, tagliamo in mezzo al nostro campo non coltivato. Perfetto. Lo lasciamo poi qui in farm. E noi ora ci andiamo a comprare il nostro voltafieno. Lasciamolo qua. Prima era lì dentro, perché gli sto dando un po' una sistematina. Infatti, vabbè, lasciamo perdere. Questo qui, ecco, prossima volta mi sa. No, finita la fienagione lo andremo a vendere. Allora, dove cavoli è? Eccolo qua. Volevo dargli una lavata, eccolo, sì.
Mi sono comprato l'idropulitrice perché altrimenti era un casino, perché non c'era più là davanti, quindi non me la lasciava neanche più posizionare. E allora mi sono dovuto arrangiare. Comunque, veramente complimenti a Simo Farmer per questo Fiat, perché gli ha messo delle ruote veramente fantastiche. Mi piacciono un sacco. E anche il dirt non è da meno. Ok, e ci compriamo questo voltafieno qua. Direi che me lo vado a prendere e ci vediamo in campo. Rieccomi qua. Allora, ecco qui il nostro bellissimo voltafieno. Dove cavolo sto andando? Facciamo vabbè, dai, andiamo in questo campetto qua prima. Allora, a sto punto, come avete potuto vedere, adesso non ricordo neanche più quanto l'ho pagato. No, dobbiamo andare qua. Voltafieno, ho trovato anche questo, però è troppo grande. Questo qui, se caso, lo usiamo sulla serie agricola. 12.000 euro, non ci dice nulla, però dovrebbe essere un 6 metri. Poi dopo, quando avremo tutti i campi, lì sì che ci divertiremo. Allora, aspetti anche si sposti il signore. Si levi. Grazie mille. Stiamo lavorando, non siamo qui a giocare. Allora, noi ci mettiamo qua. Lo iniziamo a dispiegare. Adesso qui non si dovrebbe fare una cosa di questo tipo nei campi, perché, per chi non lo sapesse, il fieno lo buttiamo su tutta la staccionata. Anche qui un po' va indietro, appunto, però non come nella realtà. In pratica, nella realtà, sui bordi dei campi è veramente un macello. Tutto il fieno va sui bordi, soprattutto nelle curve, è un casino. Ecco, qui non ci lascia nemmeno perché ho fatto troppo stretta la curva. Sarà un po' un casino anche ranghinare, mi sa. Andiamo prima velocità. Perfetto. Ok, ora è un po' una cavolata, diciamo, perché con la larghezza che ha questo attrezzo veramente si va molto bene. Guardate voi, cioè, voglio dire, sterziamo subito. Con le manovre, vabbè, non sono al massimo, però non sto andando male. Vabbè, lasciamolo girare lo stesso. Ecco, vi invito a stare attenti quando fate delle manovre, soprattutto con il ranghinatore di quello che abbiamo. Vi faccio vedere questo qua. Se l'avete posteriormente acceso, che andate in retro, non prendete dentro i paletti, perché mi è già capitato, cioè non a me, però è già capitato da noi, che adesso non sto qui a dirvi chi, io no, però però si sono rotti tutti i denti, che, cioè non i denti, i vari rastrelli si sono rotti, diciamo, perché il ranghinatore, se tocca dentro, va fuori. Qua in teoria sì, i braccetti qua. I braccetti anche dal ranghinatore si possono chiamare. E vi dico che dopo costa ripagarle. E nulla. Allora, ci è già capitato qua in azienda, che poi non è che è un'azienda, è un non proprio un hobby, però quasi. È una via di mezzo. Si levi. Ok. Col cappellino lei si potrebbe levare. Grazie. Comunque stanno bene, si abbina bene questo crone. Sono qui col mouse a girare la visuale, però abbiamo i joystick, quindi chi se ne frega del mouse. Tra l'altro, per chi non, ecco un piccolo errorino qua, tocca dentro il cardano nella parte metallo. Per chi non lo sapesse, ultimamente sto giocando un casino a The Crew, che appunto è un gioco di macchine, veramente mi sto invasando un sacco. Almeno un'oretta al giorno ci. No, beh, un'oretta no, perché con la registrazione è tutto, però mezz'oretta in un giorno la dedico a quel gioco, perché è veramente una cosa molto bella. Avete la mappa di tutta l'America e da una costa all'altra, ovvero da New York ad esempio. Dalla costa di New York alla costa di San Francisco impiegate un'ora, un'ora reale, quindi veramente molto bello.
Cioè, oltre ai tempi lunghi è molto bello, eh. E per chi non lo avesse, io ve lo consiglio. Perché non è affatto male. Avete gare, avete macchine, vabbè. Poi non ho tutti i season pass. Cioè, sarebbe uno season pass. I DLC poi non li ho tutti, soltanto per chi lo sapesse ho il Wild Run, ovvero avete i veicoli quelli tipo i Monster Truck, potete rendere una 500 un Monster Truck e devo dire che è veramente una figata, potete guidare le moto, cose varie. Appunto come gioco per chi non lo avesse io lo consiglio, però dovete avere un PC abbastanza potente. Perché altrimenti è un casino. Sul portatile non dovete comprarvelo. Cioè, se avete solo portatile non dovete comprarvelo perché veramente non potete giocarci. E poi, ecco, punto importante, me l'ho comprato 2 anni fa di circa e ho potuto giocarci soltanto ora perché io non avevo una buona connessione. Dovete avere una connessione fissa, ovvero se avete una chiavetta non funziona. Dovete avere tipo una DSL, un wifi, perché altrimenti è un casino. Cioè, è un casino, non potete giocarci in pratica. Infatti ho chiesto supporto anche alla casa produttrice e non potevano far nulla. Infatti dopo 2 anni ormai posso giocarci. E nulla. Allora, salutati, vi ho salutati e ora direi di terminare qui. Quindi ragazzi, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. E vi ricordo di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io, come vi ho già detto, mi sono bloccato, no? Andrò, boh, non so, ho intenzione quasi di fare. Sì, ma dai, li falciamo tutti. Falciamo questo campo qua e anche l'altro. I nostri due campi, che sono quello lì che vi ho fatto vedere, poi un altro più grande, un po' più piccolo. E nulla, noi ci vediamo. Non so, se ci vediamo alle 17, però può essere di sì. E nulla, ciao a tutti Doretti e al prossimo video!